Questa signora è stata operata per la resezione tangenziale della malattia di Aglund, del calcagno, rimane un po' di gonfiore, mettiamo un olio sulla parte interessata dove rimane un po' di edema, un po' di gonfiore sul tendine d'Achille. Dopo aver messo l'olio, mettiamo un po' anche i guanti, dopo aver messo l'olio si procede al massaggio della zona. Intorno al tendine d'Achille ci sono due spazi retromalleolari. Mediale, retromalleolare tibiale e retromalleolare peroneale. Ecco, il nostro massaggio è scolpire, vuotare queste fossette. Guardate come si vuotano. Il liquido interstiziale che è accumulato in questa zona viene letteralmente allontanato. La medesima cosa succede anche a livello tibiale. Ecco, vedete piano piano, e poi si lavora sul tendine. Anche il tendine risente del massaggio con i palmi delle mani delicatamente, perché i polpastrelli vanno usati con molta parsimonia perché sono appuntiti e possono magari ledere qualche capillare. Invece i palmi delle mani sono molto soffici, molto morbidi e si prestano molto al massaggio. È il tendine che va letteralmente schiacciato, va compresso, perché il tendine d'Achille assorbe i liquidi e rimane gonfio, può rimanere gonfio per dei mesi, quindi va letteralmente spremuto. Ecco, vedete? Vedete? La fossa retromalleolare, la loggia retromalleolare laterale, come si vuota, si vede proprio che si vuota, e la loggia retromalleolare tibiale. E questo è ancora più importante perché qui ci sono tendine flessore delle dita, flessore dell'alluce, arteria, nervo tibiale. Le cose più importanti sono qui nella parte mediale. Quindi tutto va massaggiato, tutto va spremuto e tutto va ricondotto al profilo anatomico normale. Questo si può fare 2 volte al giorno, 2 buone mezze ore al giorno, con molta cautela. È un massaggio.